a Gaza si sta male, ma male male, insomma, è una delle zone più popolate, anzi forse la zona più popolata al mondo, con più densità abitativa per chilometro quadrato, e una delle più povere, forse la più povera al mondo. Quindi eliminare quegli aiuti, è vero che potrebbe colpire anche Hamas, sicuramente però colpirà gli abitanti di Gaza, che potrebbe avere, e questa decisione potrebbe avere anche un effetto boomerang, cioè potrebbe spingere verso i terroristi. Dice: hai visto che cosa ci fa l'Occidente? Quindi è giusto reagire anche con estrema violenza. Quindi certamente non sono decisioni che si possono prendere alla leggera, e purtroppo non sono neanche decisioni sulle quali si possa discutere tranquillamente sui social, insomma, sono delle cose complesse, complicate, estremamente complicate. Allora, c'è Amnesty International che opererebbe, per la verità, a Gaza, cioè può operare ma in certe condizioni, e con noi abbiamo il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Nuri, grazie di essere con noi, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Buonasera, dicevo che voi siete stati all'interno di Gaza, ma adesso non ci siete in questo momento? No, in questo momento non ci sono le condizioni di sicurezza, ovviamente, e ci sono organizzazioni lì che stanno facendo un lavoro meraviglioso, ma sono organizzazioni di soccorso medico in prevalenza, e quindi è bene che facciano il loro lavoro per quello che si può fare. Noi siamo in contatto, io, colleghe, altri, con persone che stanno lì, e altre cose le ascoltiamo attraverso messaggi via social o nelle dirette che sta facendo Al Jazeera, e i racconti sono terrificanti. C'è proprio l'intenzione di portare a termine una politica di blocco completo di ogni fornitura essenziale per la vita umana, che significherebbe rischiare di far patire la fame a 2 milioni di persone. È stato ordinato loro di evacuare, poi sono state bombardate oggi al valico di Rafah, che è l'unico punto di uscita da Gaza al confine con l'Egitto, quindi è una situazione assolutamente disperata. Oh, allora, a proposito degli aiuti umanitari sì, no, dipende, è possibile che finiscano nelle mani di Hamas o che li gestisca Hamas, cioè a te sì, te lo do, ti do questi aiuti perché sei della parte mia, a te invece non lo so e allora non te li do, è possibile che ci sia questa gestione secondo lei? Ma è possibile che ci sia, ed è possibile che ci sia già stata, ma questo è un tema che si ripropone ciclicamente quando al potere o politico o di fatto, insomma, ci sono gruppi che non rispettano i diritti umani. Nel caso di Hamas è evidentissimo, l'altro caso è quello dell'Afghanistan, dove sono tornati al potere i talebani. Però, le alternative sono entrambe insufficienti, perché si dice: se diamo gli aiuti rinforziamo chi ha il potere, se non li diamo affamiamo una popolazione. Forse potrebbero essere dati con delle condizioni, con un monitoraggio, inviando qualche meccanismo di supervisione sul posto per vedere se gli aiuti arrivano direttamente alla popolazione, gestirli sul posto, ecco, questa potrebbe essere una possibilità, altrimenti veramente le alternative che lei ha correttamente proposto sono estreme, con un rischio di radicalizzazione ulteriore di chi non c'ha più niente da perdere, certo, neanche la vita. Tenuto conto che è una situazione estremamente difficile, e che comunque, anche se la risposta israeliana c'è stata, per il momento è stata relativamente moderata, io dico relativamente, attenzione all'avverbio, perché insomma, di fronte a quello che è stato definito l'11 settembre israeliano, ci si poteva aspettare, insomma, una roba alla Piombo Fuso, no? Quell'operazione che portò alla conquista militare di Gaza, invece per il momento non c'è stato, quindi qualche dubbio che far entrare i carri armati in una zona così abitata sia un problema, evidentemente i vertici politico-militari israeliani se lo sono posto. Ecco, è chiaro, Riccardo, che una risposta di Israele è logica che ci sia, no? Non potrebbe non esserci, oppure cioè, dovrebbe esserci spazio per la razionalità e per la moderazione estrema.
No, è evidente che dopo gli attacchi, che sono crimini di guerra commessi in maniera efferata da Hamas, Israele ha un diritto di difesa, ma il diritto di difesa è una cosa. Crimini di guerra, bombardamenti a tappeto su centri abitati, su campi profughi, no. Un'organizzazione per i diritti umani, che non è palestinese ma israeliana, la più autorevole di tutte, Bezalem, oggi ha parlato espressamente di una politica governativa di vendetta, quindi a questo siamo. Sull'avverbio relativamente, sì, io in questo momento sono d'accordo con lei, ma temo che quell'avverbio tra qualche giorno non sarà più coerente con la realtà, perché adesso il problema è evidente e duplice. Uno, ci sono cittadini israeliani all'interno di Gaza, e quindi c'è un tema di come salvarli mentre si continua a bombardare con il rischio di ucciderli. E dall'altro l'opzione entrare a Gaza da terra è possibile. Poi il tema è, e dopo chi si rimane? Se ne esce? Come se ne esce? Con quali danni? Con quali conseguenze? Io immagino che stiano pensando a questo le autorità militari israeliane. Ah, non c'è dubbio. Resta il fatto comunque che un'occupazione c'è stata, è durata pochissimo, ma c'è stata appunto quell'operazione Piombo Fuso di cui stavo parlando, ma insomma è durata una ventina di giorni, no? A cavallo tra il 2008 e il 2009, insomma, quindi, però certo adesso sarebbe veramente difficile. E con questo lo saluto, uno scenario in cui Israele possa colpire Hamas senza colpire i civili, però è assolutamente irrealistico. No, è impossibile, perché lo ha ricordato bene lei, Gaza dal punto di vista di densità abitativa è il luogo più popolato al mondo, e non c'è nessun luogo in cui la popolazione di Gaza possa stare al sicuro mentre si bombarda. C'è una tale commistione tra obiettivi militari e obiettivi civili che è inevitabile che ci sarà un tributo di sangue pesantissimo. Quindi da un lato ci sono crimini di guerra commessi da Israele, perché quando si bombardano palazzi residenziali senza alcun interesse militare, quelli sono. E dall'altro può esserci una condotta di Hamas che renda in qualche modo obiettivi legittimi militarizzando gli obiettivi civili. Vedremo che succede. Intanto grazie del suo punto di vista, Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Grazie.